Buongiorno e ben ritrovati, venite pure in serenità e letizia ad abbeverarvi alle fonti. Oggi parleremo di politica, abbiamo esordito l'altro ieri con Adriano Panatta in nome di una vecchia amicizia, perché comunque Adriano Panatta è un numero uno nella storia dello sport italiano, il più grande campione di tennis che l'Italia abbia mai avuto. Ieri con Enrico Vanzina abbiamo affrontato il tema della crisi del cinema, delle produzioni cinematografiche, del consumo di film nelle sale cinematografiche, perché i cinema sono ancora chiusi, poi forse riapriranno per via del Covid, adesso vediamo come, quando e perché. Ovviamente con Vanzina è stato facile affrontare il tema del politicamente corretto, no? In nome del quale l'inquisizione dei social emettono e sputano sentenze a proposito di quello che si può o non si può fare a livello verbale, a livello creativo, dovendo osservare, no, la tutela delle minoranze in nome di quella famosissima cultura del piagnisteo. Oggi parliamo di politica, politica con uno scienziato del virus della politica. Lo voglio presentare così, non so se lui sarà contento e poi adesso gli lascio subito la parola. Non lo conoscete probabilmente in tanti, non in tantissimi, perché non è uno di quegli ospiti gettonato in prima battuta dai talk show televisivi che perdono sempre di più ascolto, data che l'offerta televisiva è piuttosto estesa. Ma in cui soprattutto i talk show televisivi, intendo, sono nutriti da una compagnia di giro che è un po' sempre quella, i conduttori sono più o meno sempre quelli, i politici ospiti dei conduttori sono più o meno sempre quelli, gli opinionisti che sono un caravanserraglio, una cozzaglia, sono più o meno sempre quelli, ciascuno poi etichettato e collocato a seconda della propria adesione ideologica, a destra, a sinistra, al centro, ma insomma, quando uno vede un talk show più o meno, sa già subito dove si va a parare. Piacerebbe ci fosse un'arena indipendente, autonoma da destra, sinistra e centro, in cui parlare bene o parlare male di destra, sinistra e centro con ospiti che fanno dei ragionamenti di senso compiuto. Uno di questi ospiti, per quanto mi riguarda, è esattamente il professor Marco Tarchi. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei e a chi ci sta ascoltando e vedendo. Allora, si vuole presentare da solo? Lei, io ho detto, uno scienziato del virus della politica. La cattedra che però all'università qual è? Beh, io insegno tre materie: scienza politica, comunicazione politica e analisi e teoria politica all'Università di Firenze, in quella che oggi viene chiamata scuola, ma che un po' tutti conoscono come facoltà di scienze politiche. La provoco immediatamente, professore, perché se uno va in rete, no, su Wikipedia a cercare materiale che la riguarda, talvolta esce con la classica faciloneria che abbiamo noi giornalisti, noi pubblicisti, nell'appioppare etichette a destra o a sinistra, ripeto, anche pigramente, un professore universitario e un intellettuale della destra o della nuova destra. Non so lei cosa pensa di questa etichetta che le viene appioppata abbastanza regolarmente. Ma penso che ovviamente ho avuto anche in età giovanile un percorso politico abbastanza marcato e che non ho per niente nascosto, insomma tutti lo conoscono, sanno di che cosa si tratta e quello si è svolto nella destra. Ora nel 1981, mi sembra un certo tempo fa, quel mio rapporto con la politica e con la destra si è, diciamo, traumaticamente interrotto. E da allora in poi io mi sono dedicato a un impegno che chiamo metapolitico, cioè di riflessione sulla politica. Ho le mie opinioni, ho le mie idee, ho una piccola rivista che si chiama Diorama, nella quale le esprimo, e però essenzialmente poi mi sono dedicato all'attività di studio. E con quella ho cercato in tutti questi anni, ormai sono una trentina che io sono, diciamo, stabilmente nell'università, prima ho fatto un dottorato e così via, ho cercato di capire meglio quello che avevo visto dall'interno e devo dire che dall'interno non mi aveva dato poi nell'insieme un'impressione positiva.
Chiarissimo. Il professor Tarchi è anche un giornalista, nel senso che scrive per i giornali, in questo momento collabora con il quotidiano Domani. Noi abbiamo selezionato una serie di articoli che il professore ha scritto negli ultimi giorni. Io partirei da uno di questi articoli che fa riferimento alla connotazione politica del governo Draghi, perché il titolo del suo articolo è: ma insomma, questo governo Draghi è di destra o di sinistra? No? Glielo chiedo, è di destra o di sinistra, professore? Ma il senso di quell'articolo e di quello che penso è che in realtà questo tipo di categorie, anche attraverso l'esperienza del governo Draghi, dimostrano di essere fortemente ridimensionate se non esaurite. Lì mi rifaccio anche, fra l'altro, a un libro di un filosofo politico francese di cui ho curato la traduzione italiana recentemente, in cui si dice una cosa che mi sembra molto, molto importante e molto fondata, cioè che in genere la mente umana, quando si tratta di determinati temi che creano e sollevano passioni, ha tendenza a ragionare in senso dicotomico, cioè a mettere le cose in maniera tale da collocarsi di qua o di là. Però O questo bianco o collocarsi di nero. qua o di là ha perso sempre più tempo, ha perso, mi scusi, sempre più senso con il passare del tempo. E oggi l'impressione è che destra e sinistra siano tutt'altro che dei continenti chiaramente separati e divisi, che ci sia una grande confusione di ruoli e che tutto sommato siano soprattutto i militanti e gli intellettuali che ne fanno uso di queste due categorie, mentre la gente comune non si preoccupa quando prende posizione di fronte a un evento, di fronte a una situazione, se si colloca a destra o a sinistra, sta dove ritiene che dal suo punto di vista ci sia la posizione giusta. Ora, secondo la Vulgata, il governo Draghi nasce con la benedizione del capo dello Stato Sergio Mattarella con una sorta di accordo implicito, cioè Mario Draghi si sarebbe occupato, per quanto riguarda la squadra di governo, dei ministri, dei dicasteri più delicati dal punto di vista economico e sociale, rivendicando quindi la paternità delle scelte per quei ministeri e poi lasciare alle forze politiche che sostengono il governo Draghi, tra cui la Lega di Matteo Salvini, tra cui Forza Italia di Silvio Berlusconi, tra cui Nicola Zingaretti del Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, qualunque cosa sia diventato, adesso poi ce lo dirà lei perché ha curato il professor Tarchi anche una voce per la Treccani su Casaleggio. Ecco, l'accordo sarebbe: Draghi si occupa dei tecnici, i partiti si dividono il resto, compreso ovviamente la lottizzazione dei sottosegretari. Non so se questa ricostruzione la trova d'accordo, ma soprattutto voglio sapere da lei, dopo che siamo al terzo governo in 3 anni, perché abbiamo votato nel 2018, abbiamo avuto il Conte 1, il Conte 2 e adesso il governo Draghi, con Draghi rispetto alle due versioni di Giuseppe Conte, abbiamo fatto un passo avanti, un passo indietro, o è la stessa cosa? Ma dal punto di vista dell'affrontare le situazioni di emergenza cosiddette, speriamo di aver fatto un passo avanti perché molte cose mi sembra nei governi precedenti, in particolare nel secondo, non sono andate come si sperava e non sono andate come si diceva invece che stavano andando. Per quello che riguarda il resto, io sono d'accordissimo con la sua ricostruzione. Sì, c'è stata soprattutto la spartizione dei sottosegretariati, ma c'è soprattutto una spartizione delle aree della comunicazione verso il pubblico. Cioè, in pratica, Mattarella ha voluto questo tipo di governo. Molti hanno pensato che fosse inopportuno rimanerne fuori nel momento stesso in cui c'era la torta del recovery fund da orientare per vedere dove dovevano finire determinati soldi in questa, diciamo, ipotetica ripresa o ricostruzione, ma poi ognuna di queste formazioni politiche, siccome ha sempre in vista e non potrebbe essere diversamente il consenso elettorale futuro, cerca di far vedere questo governo come meglio gli conviene. Dunque abbiamo una continua ridda
di esternazioni, riprese di posizione l'una contro l'altra armata, che servono più che altro a comunicare con il proprio elettorato potenziale. Poi, ovviamente, le cose serie si presuppone che le faranno Draghi e quello che lei ha chiamato questa sorta, diciamo, di gruppo ristretto o di gabinetto ristretto che si occupa di tematiche che hanno molto a che fare con il recovery fund e più in generale con l'economia. Matteo Renzi ha rivendicato alla nascita del governo Draghi il proprio operato in favore di questa palingenesi rivoluzionaria, no? Passare dal governo giallorosso o giallorotto di Conte al governo tecnico dei migliori di Mario Draghi. Merito mio, in sostanza, ha detto Renzi, ci ho messo del mio, mi sono impegnato per fare questo. Il problema è che l'altro giorno sul Foglio, un giornalista che sicuramente non è antipatizzante di Renzi, anzi, gli ha dedicato un pamphlet qualche anno fa, il Royal Baby, sto parlando di Giuliano Ferrara, ha scritto in un contesto, in un articolo in cui si occupava della famigerata trasferta di Matteo Renzi in Arabia Saudita, ha detto: ma Renzi ha favorito la nascita di un governo che in realtà è il governo Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, il numero due della Lega, e non è il governo di Matteo Renzi, che anzi adesso, scrive Giuliano Ferrara, conta come il due di picche. Le chiedo se questa fotografia secondo lei è corretta, sfuocata o che altro? Beh, sul peso di Giorgetti sicuramente Ferrara ci prende. Io ho l'impressione che le manovre che Giorgetti ha fatto fin dai tempi in cui si è mosso nel modo che per lui era più efficace per far cadere il primo governo Conte, cioè il governo giallo-verde, insomma, tutte queste manovre secondo me hanno portato a una sua centralità quasi nella parte politica, ma in collegamento diretto con quella economica del governo. Per quello che riguarda Renzi, io continuo a pormi un interrogativo e non so chi mai me lo potrebbe risolvere se non lui, e non ho ovviamente contatti con lui direttamente, cioè se queste sue continue impennate e nelle manovre che lo hanno portato a far cadere il secondo governo Conte abbia influito maggiormente il suo carattere, perché sicuramente il suo egocentrismo, la sua convinzione di essere i migliori di tutti, di non sbagliare mai, eccetera, eccetera, lo condiziona fortemente, oppure abbiano contato di più degli sponsor. Qui non sto parlando ovviamente in questo caso dell'Arabia Saudita, ma di ambienti di tipo economico, finanziario, forse anche appunto direttamente politico, che erano interessati a far avere lo scivolone del traballante governo precedente a mettere in piedi il governo Draghi. E ripeto, non saprei veramente scegliere fra le due ipotesi. Terza ipotesi non ne vedo possibile. Lei è uno scienziato, non è un moralista, però mi dica che cosa pensa delle polemiche sulla trasferta in Arabia Saudita. Ricordo per chi magari non l'avesse seguita tutta la vicenda che Matteo Renzi, tra l'altro in piena crisi di governo e con tutte le tematiche relative alle trasferte, il Covid, non Covid, si è recato in Arabia Saudita dove ha partecipato a una manifestazione pubblica ripresa dalle telecamere in cui lui chiacchierava con il principe saudita, magnificando l'immagine dell'Arabia Saudita di oggi nel mondo con un costo del lavoro contenuto, l'Arabia Saudita, la culla del nuovo rinascimento del terzo millennio. Peccato che poi nel frattempo sia anche arrivata la presa di posizione ufficiale degli Stati Uniti attraverso la CIA con un report sull'omicidio, sulla macellazione del giornalista dissidente arabo-saudita Khashoggi in una residenza diplomatica dell'Arabia Saudita in Turchia, per ordine, dice la CIA, di quel principe che chiacchierava piacevolmente con Matteo Renzi. Allora apriti cielo, Matteo Renzi non è un ministro che deve trattare con un governo, per quanto possa essere il governo dell'Arabia Saudita, della Turchia, della Cina, ma è un senatore della Repubblica, il quale svolge un'attività remunerata, dichiarata pubblicamente legittima, ma con uno Stato, no,
che è quello che conosciamo, l'Arabia Saudita, in questi termini descritti. Lui ha detto: non devo giustificare niente perché in quel board di questo ente che mi ha convocato ci sono altri, vengo pagato, ma non capisco cosa sia tutto questo can-can. Con il solito atteggiamento già evidenziato dal professor Tarchi, da Toscano del Grillo, no? Un po' io sono io e voi, eccetera. Lei che idea si è fatto di questa vicenda, professore? Beh, lei ha detto giustamente che io studio la politica scientificamente, non sono moralista e so perfettamente, ma lo sappiamo tutti, perlomeno da quando Machiavelli ha scritto quello che ha scritto, che la spregiudicatezza e tanti altri vizi sono in realtà in politica delle virtù. In questo caso però ho l'impressione che si sia dimenticata da parte di Renzi la decenza oltre che l'opportunità. Cioè, nei confronti di una situazione come quella Arabia Saudita, dopo il caso Khashoggi, sarebbe stato, io credo, opportuno anche per lui, per la sua figura pubblica. Non dico se lui aveva un'implicazione, tra l'altro remunerativa in quel caso, abbandonare completamente i suoi rapporti con la fondazione nel cui board si trova, però avrebbe dovuto evitare di esternare questo suo entusiasmo proprio mentre gli occhi di una parte del mondo erano puntati su quel macello che lei ha citato. Io credo che Renzi sia uno che si fa a volte veramente molto male da solo, lo ha dimostrato ampiamente nel suo percorso precedente. Questo è un altro scivolone, un altro grosso impiccio e lui può dire quello che vuole, cioè che non ha da rendere conti a nessuno. In realtà i conti glieli possono fare in tasca gli altri. E non sono conti economici, ma sono conti di credibilità. E credo che da questo punto di vista i sondaggi sul peso del suo partitino, per meglio dire, diciamo, del suo gruppo, siano alquanto chiari e impietosi. Stamattina sulla prima pagina di Repubblica, visto che stiamo parlando anche di quattrini, c'è un titolo che dice tanto, secondo me, e cioè c'è un titolo che dice Casaleggio, due punti aperti di virgolette, rivolto al Movimento 5 Stelle, Casaleggio Junior, rivolto ai 5 Stelle, cacciate i soldi. Non è scritto così, ma il significato è quello, e cioè Casaleggio dice al Movimento 5 Stelle: mi dovete 441.000 euro e dovete pagarmeli, e visto che siete morosi nei confronti del passato, vi segnalo che d'ora in poi pagatemi in anticipo. A Roma, io non sono romano, ma Roma dice: famo affidarsi, famo affidarsi mica tanto, che non è male per un movimento che è nato intorno alla parola dell'onestà, della trasparenza, del tutto dichiarato, del tutto fatto in streaming, in tempo reale, perché noi non abbiamo niente da nascondere. Noi non ci arricchiremo con la politica, noi non ci attaccheremo alle poltrone, noi faremo due mandati, poi andremo a casa tutti. Lei, professore, ricordavo all'inizio, ha curato la voce della Treccani su Casaleggio. Dunque, l'anno scorso il sangue di San Gennaro a Napoli, per chi è cattolico, ma anche per chi non è cattolico, non si è liquefatto. Il Movimento 5 Stelle, ho l'impressione, anche alla luce di questa vertenza economica, mi pare in via di liquefazione. Beh, certamente non se la passa bene il ridimensionamento, Conte o non Conte, che avrà, io penso che sarà molto significativo. Allora, innanzitutto chiariamo una cosa, mi è stato chiesto e molto volentieri ho scritto, dopo un'ampia documentazione, dopo fra l'altro anche una non facile, diciamo, ma poi concessa collaborazione della stessa Fondazione Casaleggio, ho reperito tutti i dati per poter scrivere una biografia che andasse molto oltre le invenzioni o le ricostruzioni un po' forzate che in vari libri, in vari articoli c'erano state. Ma sto parlando di Casaleggio padre, figura che si può discutere come si vuole, ma la quale credo non si possa non riconoscere un grado di inventività, un grado, diciamo, di originalità che al Movimento 5 Stelle, io credo, nella sua ascesa ha fatto molto bene. E credo sono fra quelli che pensano che comunque la scomparsa di Casaleggio padre sia stata una catastrofe perché ha lasciato lo stesso Grillo assolutamente privo di, diciamo, idee efficaci con le quali riuscire a mandare avanti questa sua creatura. Quanto alla questione in sé, vedo che il cappello del sopra il titolo dice, per spiegare la questione dei soldi richiesti, la lotta nel movimento.
Beh, sento dire ormai da diverse settimane che il nuovo corso del Movimento 5 Stelle tende a emarginare un po' il Casaleggio Junior e la sua creatura, appunto la piattaforma Rousseau, e che ci sono stati dei dissapori molto forti circa le scelte che il Movimento 5 Stelle ha fatto fin dal momento in cui è partito con il Conte 2 sulla strada di un accordo quasi organico con il Partito Democratico. Credo che questa sia una fase ulteriore di questa lotta e sia una rivalsa, come dire, va bene, non volete fare quello che io penso, volete staccarvi dalla linea che avevamo, volete continuamente minacciare che potrete anche fare a meno della piattaforma Rousseau, e allora vi dico, fuori i soldi, metteteli sul tavolo e li voglio tutti quanti. Certo, lei dice bene, non erano queste le premesse del Movimento 5 Stelle. Io credo che siano parecchi milioni di elettori italiani che si sono accorti che queste non sono più delle posizioni in linea con le premesse. Tanto è vero che i sondaggi a picco dimostrano che ormai questo movimento, della sua presa iniziale, ne ha più o meno un terzo a disposizione. Mi fa piacere che lei evochi i sondaggi perché l'ultimo in ordine di tempo, poi io non ho la mistica del sondaggio, non mi genufletto Neanch'io. davanti, ecco, lo so, davanti al totem dei sondaggi, qua ci facciamo i sondaggi tutte le settimane, tra l'altro non è chiaro quando si andrà a votare perché scatterà il semestre bianco, questo Parlamento che è ridotto. Che è quello che abbiamo, ma che in futuro non avrà gli stessi numeri perché abbiamo votato la riduzione dei parlamentari, quindi è un rebelot in cui non mi voglio neanche infilare. Però invece al professore voglio dire, l'ultimo sondaggio vede la Lega in testa al 22%, poi un per me surreale, però Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte al 22%, quindi in risalita rispetto agli altri sondaggi che vedevano i 5 Stelle in flessione, terzo partito italiano, Fratelli d'Italia al 16%, quarto partito in caduta libera al 14%, il Partito Democratico che perderebbe quei punti percentuali che in questo sondaggio prenderebbero i 5 Stelle guidati da Giuseppe Conte. Le pare una fotografia su cui vale la pena spendere qualche parola? Direi di no, le spiego il perché. Credo che questo i sondaggisti, quelli seri, lo abbiano sempre detto, e comunque quei politologi che usano i sondaggi, per esempio quelli che fanno appunto studi elettorali, lo dicono costantemente. Un conto è, e certamente in ogni caso non è il giudizio di Dio e nemmeno una fotografia precisa, ma un conto è andare a domandare alle persone come voterebbero in quel momento di fronte alla situazione esistente, cioè il partito X, il partito Y, il partito Z, con i loro leader, con i loro programmi, con le loro azioni di quel periodo, di quella fase. Tutt'altro è ipotizzare degli scenari che non si sono ancora creati o di cui comunque non si conoscono i contorni esattamente. Quindi dire: ah, ma se Conte diventerà il leader, se farà questo, se farà quello, pone gli intervistati in una condizione assolutamente vaga, per cui si spara un po' la prima cosa che viene in mente e quindi possono venire fuori delle cifre anche iperboliche. Lei ricorderà sicuramente le cifre che hanno accompagnato la discesa in campo di Mario Monti a suo tempo e tutto quello che si diceva fino a una settimana prima sui risultati che avrebbe avuto la sua lista Scelta Civica. Poi abbiamo visto quanto si è ridimensionato quel risultato e abbiamo quindi potuto capire che un conto è ragionare su questa sorta di scenari ipotetici e poi trovarsi di fronte alla scheda elettorale e a quello che si è visto nelle settimane o nei mesi precedenti. Comunque per il PD il gioco con il Movimento 5 Stelle, che Zingaretti molto a fatica, io credo all'inizio, ha digerito, ma che poi sembrava aver considerato molto positivo, questo gioco se lo ritroverà invece fortemente rischioso. Quindi non lo so quanto poi questi grandi progetti,
non dico rifusione, ma di collegamento organico, potranno andare avanti nella realtà. Per ora servono per fare comunicazione, servono per appuntare l'interesse di una parte del pubblico su quello che da una parte e dall'altra, tra questi due soggetti, si fa. Sì, io temo che Giuseppe Conte si senta sia un po' sopravvalutato, nel senso che lui e il suo spin doctor o consiglieri Rocco Casalino regalano un'immagine di Conte amato dall'opinione pubblica, ma come lei citava giustamente Mario Monti, Monti Bin Laden, come lo chiamavo io, amato dai giornalisti che ne elencavano le virtù, quando poi è andato nelle urne ha preso una trambata. Non bisogna mai confondere la popolarità con il consenso, che sono due cose diverse. A questo proposito, però, lei ha scritto due articoli che noi abbiamo selezionato, uno su Matteo Salvini e uno su Giorgia Meloni, che sono i due leader del centrodestra, perché Berlusconi, sì, c'è ancora in quel sondaggio che le ho ricordato prima, Forza Italia sta al 6%, in altre rilevazioni sta al 7%, all'8%, ma insomma. È la terza gamba del centrodestra, centrodestra che peraltro esiste solo nominalmente, secondo me, perché poi si presentano uniti, ma poi la Lega fa il governo con i 5 Stelle, si presentano uniti, ma poi Lega e Forza Italia sostengono Draghi, la Meloni no. Chi conta di più, chi pesa di più, chi ha maggiori chance in questo momento di vedere accrescere il proprio consenso? Salvini o Meloni, professore? A mio parere, in questo momento più Meloni che Salvini, più Fratelli d'Italia che la Lega, perché stare all'opposizione in un contesto in cui tutti gli altri stanno dalla stessa parte attira sicuramente la simpatia e l'interesse di una componente molto estesa nell'opinione pubblica italiana, che è quella di coloro che in questa fase non vedono troppo rosea la situazione e soprattutto di coloro che sono stati danneggiati fortemente e dalla pandemia e dai tipi di politiche che sono state adottate o non sono state adottate dal governo Conte che questa pandemia ha affrontato. È certamente una scommessa quella di Fratelli d'Italia. Cioè, se Draghi avesse davvero la bacchetta magica, se fosse questo personaggio straordinario che riesce, diciamo, a curare ogni male del paese, se il suo governo rimanesse seriamente coeso e arrivasse fino a risultati strabilianti, allora questa scommessa la potrebbe anche perdere. Ma mi sembra che siano premesse difficili da poter verificare. Quindi, di contro a un Salvini che ha cambiato una serie di suoi atteggiamenti dall'oggi al domani, ora sta cercando di rimescolare, mi pare, nelle ultime 48 ore, sta pizzicando a destra e a manca alcuni temi classici del suo repertorio per cercare di rassicurare quel 30% dell'elettorato leghista che sempre, secondo i sondaggi, non avrebbe apprezzato l'ingresso della Lega al governo. Però sicuramente il suo repentino cambiamento di fronte può aver sconcertato non pochi di quegli elettori cosiddetti populisti o comunque elettori che sono elettori di protesta. Su questi Giorgia Meloni potrebbe, se saprà naturalmente essere all'altezza della situazione, costruire un solido elemento, diciamo, di rafforzamento della sua posizione. Quanto poi però questo peserà per la leadership di questa alquanto complessa, diciamola così, coalizione di cui lei ha giustamente sottolineato alcuni dei limiti, questo è difficile dirlo. Chiudo con una provocazione, esplicitata e dichiarata come tale. Ma quindi Giorgia Meloni, mi scusi, dovrebbe tifare contro, cioè, come nel linguaggio sportivo calcistico, no? Tifare contro sperando che il governo Draghi fallisca, ma se fallisce il governo Draghi, ahimè, vuol dire che le cose in Italia non andranno benissimo. Deve tifare contro, oppure, come lei ha dichiarato, noi siamo all'opposizione perché non vogliamo far parte della cozzaglia. Non vogliamo snaturarci, poi però sui singoli provvedimenti, quelli che riteremo utili per il paese, voteremo a favore. Ah no, Sono certamente io che sono questa che lei troppo ha citato malizioso. ora è la posizione più sensata che potrebbe prendere. Qualunque tipo di eccesso le sarebbe largamente nocivo.
E invece nella Lega ha vinto l'ala governista, diciamo Zaia Giorgetti, mettiamola così. Sembrerebbe di sì, e bisognerebbe capire, questo era un po' il senso anche della chiusa dell'articolo che lei ha citato, se c'è veramente una alleanza e una convergenza tra l'ala governista e l'ala movimentista, diciamo, e l'anima movimentista di Salvini, oppure se la seconda in questo momento è un po' ostaggio e condizionata dalla prima. Ma anche lì si tratta di capire poi come andranno le cose, e quindi se i cosiddetti governisti ad oltranza risulteranno trionfatori di questa fase, oppure se saranno costretti di nuovo a chiedere a Salvini di fare quello che ha fatto negli ultimi anni, cioè diventare il tribuno della protesta, il tribuno della contestazione dell'establishment. Professore, abbiamo esaurito il nostro tempo, la ringrazio perché come sempre parlare con me, con lei, per me è estremamente istruttivo e piacevole, un affabulatore, pur essendo appunto uno scienziato di quello che io definisco il virus della politica, ha scritto tanti libri, professore, ve ne ricordo uno che è un'antologia che si intitola Anatomia del populismo, ma insomma poi del professor Tarchi, se volete, potete andare in rete, troverete tutta l'amplissima bibliografia. Abbiamo il collegamento con Milano, in studio mi sembra che ci sia Giacomo Iacomino, sì? Presente, presente Antonello, buongiorno a lei, buongiorno a te, buongiorno a lei professore. Bene. No, dicevo Giacomo Iacomino perché in famiglia, devo dire, con una botta di creatività, con tutto il rispetto, Giacomo Iacomino, potevano chiamarti Pasquale, Vittorio, invece Giacomo Iacomino è un... Siamo sei, ho altri cinque cugini che si chiamano così, è il nonno, è il nome del nonno. È il nome del nonno, sì. Benissimo, allora va benissimo. Grazie al professor Tarchi, ridò la linea volentieri. Grazie a Milano. Noi ci vediamo domani con Melania Rizzoli, che è assessore all'istruzione della Regione Lombardia, ma soprattutto è un medico che tra l'altro ha vissuto sulla propria pelle l'essere vittima di un tumore da cui è fortunatamente poi guarita. Sarà un modo di ricordare che cos'è il Covid, ma anche come il Covid stia concentrando energie nella lotta al virus, sottraendo purtroppo energie dalla lotta a tutte le altre patologie. Benissimo, buona giornata a tutti, ci rivediamo domani, continuate a seguire le fonti.tv. Ciao.